Da Prato arrivano timidi segnali di ripresa per il comparto tessile. Dal primo rapporto commissionato dall'Osservatorio Economico Pratese emergono dati in chiaroscuro, ma gli imprenditori sono ottimisti. Giulia Balti. Dopo il rimbalzo del terzo trimestre 2020, grazie al settore moda, il comparto tessile ha avuto una battuta d'arresto a metà 2021. È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dal primo report dell'Osservatorio economico del distretto pratese, commissionato a IRPET da Confindustria, Confartigianato e CNA per avere con cadenza trimestrale il quadro della situazione, in modo da sfruttare le opportunità e correggere i lati più fragili. Dal rilevamento a settembre 2021 emerge che il numero delle imprese del settore abbigliamento è tornato a livelli pre-pandemia, mentre quelli del tessile sono in calo del 3,7% e lontane dai livelli pre-crisi. All'interno dell'industria tessile c'è stata una ripresa del settore dei tessuti, mentre soffrono ancora i terzisti, gli artigiani e i produttori di filati. Però ci sono anche segnali positivi. Ci aspettiamo comunque una fase di recupero delle esportazioni nei prossimi trimestri, guidata quindi, diciamo, da un andamento del commercio internazionale che ci aspettiamo espansivo. Ma soprattutto all'orizzonte ci sono i fondi del PNRR. Che dovranno assolutamente essere impiegati in maniera efficiente. Questo è fondamentale, non possiamo permetterci uno spreco di soldi pubblici in un momento così difficile in cui il lavoro sta tornando. Le categorie economiche, insomma, soffrono ancora, ma la fiducia prevale. C'è alcune problematiche che mi sembrano evidenti. Intanto quelli che sono i costi dell'energia hanno impattato fortemente il distretto, vanificando questa possibile ripresa. La voglia di fare, la capacità di fare dei nostri, diciamo, rappresentati, soprattutto del nostro distretto, è tale che saremo in grado di superare anche queste difficoltà.